Ok, abbiamo interrotto e ripreso la diretta, ci scusiamo ma ci sono problemi di connessione. Quindi ora si dovrebbe vedere, manca l'ausilio dei punteggi, ma comunque ci dovrebbe essere la mia voce, quindi siamo 22 pari, 22 pari con il Perugia Servizio. Carboncini riceve, Baldoni, gancio cielo di Tani, l'alzata non era ideale per una fast, è fuori, la palla è fuori, 23° punto per Piandiscò. Tani, stile Michael Jordan, aveva cercato di fare un gancio cielo volante. Sì, 24° punto. L'importante è che vada di là. Ha ballato sul net per un po', poi finalmente è scesa ed è caduta. Quindi 24 Piandiscò, 22 Perugia, 2 match, 2 set point per le nostre ragazze. Piandiscò. Vediamo che siete veramente in tanti, come tutti i fini settimana, a seguire le gesta delle nostre ragazze. Quindi io spero di tenervi un po' di compagnia, evitando le classiche telecronache mute e a volte anche senza l'ausilio del punteggio, con i commenti disperati dei telespettatori che continuano ovviamente a chiedere quanto si sta. Quindi 24 Piandiscò, 22 Perugia, Tani al servizio. Posta l'attacco, difende Tani, la palla era la Butnaru, ancora Perugia, ancora vediamo un po', era la Butnaru, difende Perugia e non ce la fa, 1-0 Piandiscò, 25 Piandiscò, 22 Perugia, un set a 0 per le nostre ragazze, andata. C'è il cambio campo a questo punto.
Quindi, secondo set, si riparte con Baldoni Michele al servizio per Piandisco. Un attacco di Patace che finisce sul muro di Piandisco. Fasse di Costanza Tani. Primo punto per Piandisco del secondo set. La cosa positiva è che in questo momento davanti le ragazze di Perugia, quindi i loro numeri sono visibilissimi e chiarissimi per la vostra felicità. Errore stavolta di Corselli, se non erro, sì, di Corselli, Capitan Corselli. Quindi il sestetto perugino in questo momento è Masciullo, Corselli, Martinez, Patace, Zani, Scarabottini e Mannelli Benedetta come libero. Due a uno Piandisco. Martinez al servizio, riceve Elena Butnaro, prova la pipe Michela Maldoni, ancora Patasce, il muro di Costanza Tani non è preciso, spiazza l'intervento di Rachele. Secondo punto per Perugia, sempre con Patasce sul servizio. Ennesimo attacco di Scarabocchini, stavolta non va a buon fine. Pallonetto di Elena Butnaru, Perugia riesce a difendere, palla gratis in mano nostra. Vediamo se la riusciamo a sfruttare. Oi, oi, oi. E Scarabocchini. Mura Elena Butnaru, terzo punto per Perugia. Vedo che Samuele Faili mi chiede il punteggio, siamo 3 a 2 per Perugia. Niente, Elena Butnaro non riesce a passare, di nuovo Murata, quarto punto per Perugia. Martinez, Volskis, Ludovica al servizio per Perugia. Volta l'attacco di Elena Butenaro, la pipe è fuori, no, no, è fuori, assolutamente è fuori la pipe di Corselli. Terzo punto per Piandisco. Ricordiamo un 7-0 per Piandisco, siamo nel corso del secondo set, ha battuto in questo momento Costanza Tani. Scarabottini riattacca, riusciamo a murare questa volta, un po' di confusione, il libero Mannelli la rimette, palla gratis, Butnaro, stavolta la parallela di ieri, la Butnaro va a segno, riacciuffiamo la parità, quattro pari. Avrei bisogno di, magari anche se mi mandate un messaggio su Facebook, di avere conferma che la partita si sta vedendo perché in alcune zone sembra aver problemi di collegamento. A noi risulta appunto il collegamento regolare. Fatecelo sapere. Scarabottini battuta. Riceve Elena Baldoni, la ributtiamo di là in qualche modo. Reimposta Perugia, stavolta il colpo stile NBA lo piazza Zani Calara, e poi un bel po' di fair play in campo fra le giocatrici che ancora Scabottina servizio, bel servizio, Rachele riesce a non va. Settimo punto
per Perugia. Siamo un po' in difficoltà. Ancora Scarabottini in battuta. Fuori. E quinto punto per Piandiscò. Succede un po' come succede quando Costanza Tanni va al servizio per Piandiscò. Quella rotazione da noi appunto al Perugia, e qui succede lo stesso con Scarabottini in battuta. Ora c'è Sara al servizio, Valdoni Sara, lungo, 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 troppo lungo. Ottavo punto per Perugia. Perugia è sempre a più 3. Adesso Giulia al servizio. Nono punto per Perugia. E direi un giusto timeout chiesto da coach Colaiani, perché abbiamo finito il primo set con un certo ritmo e non abbiamo iniziato il secondo con lo stesso ritmo. Il punteggio ne è testimone. Siamo sotto di 4 punti, ma abbiamo tempo e soprattutto le qualità per recuperare. Patascia a servizio, decimo punto per Perugia, che corrisponde ad una murata al fast di Costanza Tani. Giulia Patascia a servizio, ancora. Stavolta la fast passa ma viene difesa, mentre passa anche il pallonetto di Perugia. Undicesimo punto, Perugia più 6, e Perugia sta pericolosamente scappando. Coach Farinelli suggerisce a Giulia Patasce la zona su cui battere. Questo è un bel attacco di Perugia, dodicesimo punto, Perugia 12, Perugia 12, Piandiscò 5, al servizio sempre Patasce, c'è un doppio cambio in questo momento, cambiamo l'opposto e il palleggiatore, direi in questo momento della gara, direi una scelta giusta di coach Colaiani, quindi esce Pernilla Tani, entra Lavinia Bonciani. Esce Baldoni, Sara, entra Teresa Puccetti. Perugia più 7. Ancora Patasce Giulia al servizio. Riusciamo a. Oi, oi, oi. Nulla, Rachele ha ricevuto la palla, poi la palla di Teresa è andata oltre la linea di attacco di Lavinia Bonciani, che ha schiacciato oltre la striscella. Adesso c'è un ace di Patasce Giulia, 14° punto di Perugia. Che vola a più 9, esce Baldoni Michela, entra Gorellini Asia. Stilisticamente da rivedere, ma la palla tocca terra, finalmente rompiamo questa rotazione. Sesto punto per Piandiscò con un pallonetto
d'astuzia di Elena Buttenaro, che va in battuta. Dai Ele, forza! Riceve bene Mannelli, altro pallonetto di Perugia, non c'è copertura. Perugia 15, Piandisco 6, Perugia più 9. Zan in battuta. Chiede una zona 1 di servizio il coach. Gran punto di Lavinia Bonciani, settimo punto. Rientra Costanza Tani, esce Rachele. Gabriele Benedetta al servizio. Murato fuori, c'è tocco a muro? Non c'è tocco a muro, niente. Aveva Murato Costanza, Perugia ha rimpostato, rimandando la palla di là, poi l'attacco centrale di Costanza Tani è finito fuori. Sedicesimo punto Perugia, Perugia più 9, di nuovo. Decimo punto, ah sì, scusate, magari ottavo punto di Piandisco, attacco di Gorellini, praticamente colpisce l'allenatore Farinelli di Perugia, che distinto prova a rimetterla in bagarre, ma ovviamente lui non conta. Siamo sotto 8 punti. Bello. Bella attacco, una bella parallela, e non è neanche la prima. Scarabottini scarica una discreta ammazzata a terra. 17 Perugia, 8 Piandisco, Perugia più 9. Corselli al servizio, Puccetti per Gorellini, Corselli difende, palla a Patace che non riesce a passare, proviamo a rimpostare, ancora Gorellini, fuori, out, e non c'è tocco, e non c'è neanche tocco purtroppo. 18 Perugia, 8 Piandisco, Perugia scappa a più 10. Direi che ci vorrebbe un discreto miracolo per rimettere in piedi questo set. Palla, un servizio corto, Gorellini, Murata, difende Rachele Carboncini, di nuovo Murata, Gorellini. Ci pensa Lavinia Bonciani ad attaccare, Perugia difende, palla gratis nel nostro campo, riproviamoci, Buttenaro, Puccetti per la fast di Costanza Tani, nono punto per Piandisco, Perugia è sempre a più 9, una bella azione, al servizio Gorellini Asia, classe 2002. Buona la ricezione di Perugia, Gorellini difende un attacco di Corselli e poi lungo linea di Buttenaro, con qualche dubbio del Perugia, specialmente su Farinelli, che onestamente con la squadra più 7, però ecco, vedete ora l'onestà delle ragazze in panchina di Perugia, che hanno confermato al coach che la palla era dentro. Attacco centrale di Perugia e stavolta va a segno Costanza Tani, la appoggia in zona 2 sguarnita. Coach Farinelli chiede tempo, secondo me più che altro per spezzare il ritmo di questa mini rimonta di Piandisco. Perugia avanti di più 7.
Come sappiamo nella pallavolo, finché non l'arbitro non fischia la fine del set, niente è perduto, quindi dobbiamo provarci fino all'ultimo. Anche perché, come dimostrato nel primo set, non ci manca niente per essere in partita. Riprendiamo con Gorellina il servizio. Nastro di Gorellini riesce in qualche modo a ricevere Perugia. Come è già successo altre volte, Scarabottini non se lo fa dire due volte e scaraventa un discreto missile in zona 1 che Gorellini non può difendere. Martinez. Volskis in battuta, la ricezione di Buttunaro non ottimale, duello a rete, la palla resta nel campo di Perugia, vediamo se Perugia riesce, se Piandisco riesce a impostare, ancora una buona difesa di Perugia, Patasce prova, Puccetti, Buttunaro. Palla di nuovo a Buttunaro. È fuori l'attacco di Butnaro, un'azione direi da dimenticare, piena di errori da una parte e dall'altra. Ancora Martina e Volskis, Ludovica in battuta per Perugia che si è riportata a più 9, Perugia 20, Pendisco 11. Stavolta la fase di Costanza va a segno, dodicesimo punto per Piandisco, Perugia è a più 8. Intanto permettetemi di salutare una super tifosa della Bianchi che ci segue a tutte le dirette e soprattutto mette like a go go appena i post sono pubblicati, quindi grazie alla nostra super tifosa della Bianchi. Perugia riprende e fa punto. Patasce praticamente a gioco abbastanza semplice perché in zona 6 non c'era nessuno a difendere. 21 Perugia, 12 Piandisco, Perugia più 9. Scarabottini in battuta. Buttunaro prova a ricevere. Palla alla nostra attaccante. Non va, non ce la facciamo. Non ce la facciamo a murare. Purtroppo Perugia scappa, più 10, 22 Perugia, 12 Piandisco. Ancora Anastasia Scarabottini al servizio. Coach Farinelli chiede un servizio in zona 1. Vediamo se. Beh, direi proprio di no. Tredicesimo punto per Piandisco. Teresa Puccetti al servizio. Servizio di Teresa colpisce l'asta. Peccato perché sarebbe stato in campo. 23° punto per Perugia. Perugia più 10 e ha 2 punti dal set. Patasce. Giulia batte bene, non riesce a ricevere Rachele Carboncini. Perugia 24. Piandisco 13. Ancora Patasce giù nel servizio. La volta è corta. Riceve. Niente da fare. Attacco sbagliato. Anzi, alzata sbagliata. 25-13 per Perugia. Un set pari. E direi un set da dimenticare velocemente. Urge ripartire dal
dal ritmo, dalla convinzione, dalle giocate del primo set. Quindi ripartiamo con il terzo set. Sestetto di Perugia e Masciullo, Corselli, Martinez, Volskis, Patasce, Zani, Mannelli e Scarabottini. Noi ripartiamo con, vediamo un attimo. Allora, vabbè, Rachele Cabboncini come libero, Lavinia Bonciani e la Buttenaro. Gabriele Benedetta, Lavinia, Sara Baldoni, Michela Baldoni, Costanza Tani. Ragazze, andiamo. Un set pari, forza. Fuori? Dentro? Ok, primo punto per Perugia, una ricezione non proprio ottimale. Ci stanno obiettivamente facendo un po' male con questi servizi, ragazze di Farinelli stasera. Buona ricezione di Elena Butnaro, palla in mano a Sara Baldoni che la rende al nostro numero 6 che
la mette in terra, un punto pari. Buon servizio di Costanza Tani. Questo è un buon primo tempo portato a segno da Martinez Voskis. Secondo punto per Piandiscò. Terzo punto per Perugia. Non va l'attacco di Elena Butnaro, anche perché ha ricevuto una palla in bagarre non proprio ottimale. Quarto punto per Perugia, continuiamo a non ricevere. Non ci sono grosse ricette magiche, se non riceviamo non la metteremo mai in terra, purtroppo a questi livelli è così. Questa è una buona schiacciata di Scarabottini, grande difesa di Davina Bonciani, poi non va l'attacco di Perugia, terzo punto per Piandiscò. Secondo punto per Piandiscò, ero già avanti. E Sara Baldoni va al servizio. Difendiamo, Michela è riuscita a difendere una palla difficile. Poi l'esperienza di Elena Butnaro, che riesce a dirigere quasi girando il polso direttamente in zona 1 sguarnita, e la palla finisce a terra. Terzo punto per Piandiscò, Sara Baldoni ancora al servizio, un servizio che è purtroppo troppo lungo. Quinto punto per Perugia. Anastasia Scarabottini al servizio. Una buona ricezione di Michela, che va praticamente a raccattare la palla quasi rasoterra. Palla in mano a Sara Baldoni e poi conclude Elena Botnaro, che va al servizio. Questa è una bella azione, una buona difesa, e poi Michela conclude riportando la partita in parità. Ace di Elena Butnaro, uno dei onestamente pochissimi errori di Manelli Benedetta. Ancora Elena Butnaro, ovviamente ribatte sul libero, riusciamo a difendere Sara, Michela, la palla è dentro, e come si è dentro. Settimo punto per Piandiscò. Sì, no, mi fa un po' sorridere perché siamo in un palazzetto fighissimo, bello, tutto a posto, e ci aspettavamo il tabellone elettronico, quello che viene usato in Serie A, però ci accontentiamo di quello manuale. Intanto Piandiscò, c'è un'invasione, no, si ribatte, c'è un'invasione del numero 1 forse. Sì, sembra aver segnalato il secondo arbitro Giacomo Letizio un'invasione di Lavinia. Quindi Perugia 6, Piandiscò 7.
settimo punto per Piandisco e per Perugia. Siamo di nuovo in parità. Buon tentativo di Levina Monciani, difende Perugia e poi Masciullo mette palla in mano a Zani che firma il sorpasso di Perugia. Perugia più 1, 8-7. Questa è una gran palla, questa è una gran palla di Michela. Questa è stata veramente una gran palla, messa praticamente nell'angolino più lontano della zona 1, dove la difesa di Perugia non ha potuto fare niente. Di nuovo in parità, 8 pari, siamo ancora lì, forza ragazzi, dai! Benedetta al servizio. Riceve Mannelli, stavolta difende Piandisco, mamma mia, non so come non abbia fatto a non toccare la rete Sara. Riusciamo a difendere, vediamo se riusciamo ad impostare la palla troppo indietro per l'attacco di Lavinia Bonciani, poi Perugia sbaglia. Nono punto per Piandisco, siamo di nuovo avanti. Piandisco 9, Perugia 8. Gabrielli, Benedetta al servizio. Che poi mi hanno, riascoltando la diretta di sabato scorso, l'ho ribattezzata Gabriella Benedetti, quindi a seconda delle occorrenze. Tornando alla partita giocata, Corselli ha cercato e trovato il money out di Bonciani, di nuovo in parità, 9 pari. Viene difeso l'attacco di Michela Baldoni, Rachele rialza su Michela Baldoni, stavolta la palla va fuori, decimo punto per Perugia. Perugia 10, scusate perché segna punti, c'è qualcosa che non va nel punteggio, mi si è incastrato il segna punti, attenzione, succede, mi si è incastrato il segna punti manuale, cerchiamo di capire, secondo me siamo 10 pari, però vedremo. Vediamo un po', Lavinia Bonciani al servizio, c'è un muro di abbastanza Tani, rimposta Perugia, non va, 4 e 4 e 4, sì, undicesimo punto per Piandisco, Piandisco 11, Perugia 10, più 1, ancora Lavinia Bonciani al servizio. Dai, dai Lavinia. Palla corta, riusciamo a difendere Baldoni per la fase di Tani in faccia al libero, Perugia riesce a difendere, fuori, è fuori, dodicesimo punto per Piandisco e c'è time out Perugia. Di nuovo coach Colaiani a colloquio con la nostra palleggiatrice.
Si riparte da Lavinia Bonciani al servizio, si riparte da Piandiscoa più 2, che è quello che conta. Ottimo servizio che mette in difficoltà Perugia. Bella difesa di Carboncini, la palla in mano a Michela Baldoni, 13° punto Piandiscoa. Andiamo. Attenzione perché Butnaro in questo momento va a chiedere spiegazioni all'arbitro. Sì, in effetti c'è stato un, non so neanche come chiamarlo, una specie di palleggio del palleggiatore che francamente poteva anche essere fischiato. Comunque, Piandiscoa più 3, Bonciani a servizio. La palla lì in mezzo, difende Carboncini. Butnaro non va, ohia, brutto errore. Butnaro non va. Perugia 11, Piandiscoa 13. Subito cambio palla, ragazzi, subito. Subito cambio palla. Buona ricezione di Ariela Butnaro, la palla per la fassa di Costanza Tani, 15° punto di Piandiscoa, anzi 14°, sì, scusate, ma ogni tanto mi faccio prendere dall'entusiasmo. Comunque più 3, Baldoni Michele al servizio, net, ma la palla è giocabile. Cavolo, speravamo in un muro di Costanza Tani. Ottima difesa di Carboncini. Baldoni, Tani, pallonetto. Questo è fallo però, eh. No, vabbè, ok, vabbè. E stavolta sì, stavolta voliamo su più 4. 15 Piandiscoa, 11 Perugia. È stato un momento in cui sembrava uno di quei vecchi flipper anni 80. Questo è un bel servizio di Baldoni Michela, difficoltà, non fa, non va, non va, e forza così, 16 Piandiscoa, 11 Perugia, al servizio Baldoni Michela, di nuovo, c'è un cambio, esce, c'è un cambio di palleggiatrice perché esce Masciullo ed entra, ce la posso fare, vediamo un po', ed entra Gibin Margherita. Questo è un buon attacco di Capitan Corselli. Che va in battuta. 12° punto per la Bartolomei Forti e Fissi di Perugia. No, tecnicamente non è un ace, non ce l'ha, cioè, coach Colaianni ha urlato disperatamente scende ed è scesa sul serio, non siamo riusciti a ricevere questa palla, ancora Capitan Corselli alla battuta, Baldoni ha provato una giocata non andata bene, vediamo Butnaru, Murata. Palla gratis in campo di Perugia che reimposta Gibin, pallonetto, difende Lavinia Bonciani, la palla è per Butnaro, stavolta difende Perugia, ancora Gibin, riusciamo a difendere Baldoni. Sì! 17° punto Piandiscoa, più 4. Dai bimbe, dai che ci siamo. C'è un altro cambio. Ah no, ok, rientra Masciullo.
Quindi subito ricambio di palleggiatori, Masciullo per Gibin, Costanza Tagna al servizio, Mannelli riceve, stavolta la schiacciata di Scarabottini fa male, non riusciamo a murarla. Piandiscò più 3. Martinez, Vasquez al servizio, Carboncini. Carboncini ha dei problemi di ricezione, ed è un gioco abbastanza da ragazzi per Perugia. Nello specifico per Scarabottini. Fare il quindicesimo punto. Coach Colaianni cerca di spezzare il ritmo di Perugia e chiama timeout. Timeout sul 17-15 per Piandiscò. Momento, direi, topico del set. Un set che da un certo punto in avanti ci ha visto sempre condurre. Ricordiamo i due arbitri, primo arbitro Falsi, Claudia Beatrice, secondo arbitro Giacomi Letizia. Quindi ripartiamo con Piandiscò più 2 e con Martinez Vosges al servizio per Perugia. Carboncini riceve, Baldoni per Gabrielli, non passa, Murata, Carboncini l'alza per Lavinia Gonciani, in seconda linea, va a segno, 18° punto per Piandiscò. Brava Lavinia, Piandiscò 18, Perugia 15. Baldoni al servizio. Elena Buttenaro riceve la palla a Lavinia Bonciani. Perugia riesce a difendere. Vediamo se con esperienza non ce la fa. Niente, rimposta Perugia, rimposta Perugia. La palla è fuori, non c'è neanche tocco, non c'è tocco. No, 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 no. Non c'è tocco, Perugia, anzi Piandiscò più 4. Non c'è tocco. Time out di nuovo di Perugia. Ho la netta sensazione di essermi perso un cambio di Perugia, forse no, no, forse è uscito il centrale. Siamo lì ragazzi, siamo più 4, quindi certo, è impressionante sentire il silenzio durante il timeout che c'è al Pala Barton, considerato che appunto normalmente per le partite di Serie A, anche durante i timeout c'è tutto meno che silenzio. Quindi ripartiamo con Sara Baldoni al servizio, Piandiscò 19, Perugia 15, un set pari. Masciullo, Murata, palla. Buttenaro riesce a difendere, Bonciani, Buttenaro la ributta di Rheinbacher, palla gratis per Perugia. E Scarabottini la scaraventa a terra, niente può. Carboncini, Rachele. Scarabottini esce. Entra Montacci direttamente in battuta. Entra Montacci direttamente in battuta, siamo a più 3. Buona, buona ricezione, sì! 20° punto di Piandiscò. Buttenaro al servizio. Rientra Scarabottini,
riesce Montacci. Buttenaro al servizio. Peccato, peccato, non va il muro di Nevide Monciani. 17° punto per Perugia, c'è un nuovo cambio. Esce Corselli, entra Varsetta, dovrebbe essere il numero 14, sì. Zani, Mura, Baldoni, Michela, e forse si è sentito anche il tipico urlo quando c'è un monster block come questo. Comunque siamo più 2, 20-18. Riceve Rachele Carboncini, parla ancora a Michela. 21° punto per Piandiscò. Piandiscò più 3. Gabrielli, Benedetta al servizio con il numero 16. La difesa. Michela, bella difesa di Mannelli per Perugia. Niente, riposta Piandiscò, dai, Baldoni, la palla. Ce la facciamo, palla gratis in campo di Perugia. Niente, molta confusione in queste azioni da entrambe le parti, e poi mani fuori di Zani. 19° punto per Piandiscò, 19° punto per Perugia. Siamo sempre più 2. È momento di stringere i denti, ragazzi. Forza che ci siamo. Siamo veramente lì. E soprattutto siamo avanti di 2 punti, non ce lo scordiamo. Vediamo se riceverà Carboncini o Buttenaro. Riceve Buttenaro. Baldoni, centrale, Pertani, 22° punto per Piandiscò. Bella palla, perché ho la netta sensazione che la difesa di Perugia si aspettasse un'apertura laterale per Baldoni Michela. Lavinia Monciani al servizio. Bel servizio di Lavinia Monciani. Mamma mia, Perugia riesce a difendere con un po' di fortuna. Non va la fast di Tani. Carboncini in difesa, ottima. Baldoni per la sorella Michela. Difende Perugia ancora con il suo libero. Ancora muro di Piandiscò, rimposta Perugia e poi gioca il jolly Masciullo. ...22-20... Piandiscò più 2... bisogna fare subito un cambio palla. No, c'è un tempo? Ah, c'è un tempo, ok, time out chiesto da Colaiani. Vediamo se riesce a spezzare il ritmo a Perugia. Sorride l'arbitro, falsi. Anche perché Perugia stava per battere, quindi chi era in battuta si è visto praticamente le compagne scomparire davanti. Thank you.
Arboncini, Baldoni per la fassa di Costanza Tani, 23° punto. Vamos. Questo veramente ci voleva come l'acqua nel deserto. Par servizio Baldoni Michela. Questo è veramente un punto importantissimo. Bel servizio. Scarabottini la mette a terra. Sì, anzi no, sì. Parliamoci chiaramente. Bella esultanza, tanta grinta, ma muro zero, quindi direi che ora io non ci sarei riuscito, però insomma ecco. Comunque, Perugia 21, Piandiscò 23, Utnaro riceve, per chi la dà? La dà dietro per Michela? L'ha presa, buona, oh, fuori, 22 Perugia, 23 Piandiscò. Io a volte veramente ci facciamo del male da soli. Piandiscò avanti più uno, 23 Piandiscò, 22 Perugia. Carboncini, un'altra ricezione non ottimale di Piandiscò, 23 pari. Abbiamo anche finito i tempi, quindi Carboncini, ricezione buona per Tane, pallonetto, ancora pallonetto, stavolta ce la facciamo, riceve per Baldoni Michela, che non so come l'ha messa di là, ma l'ha messa. 24 Piandiscò, 23 Perugia, set point Piandiscò, al servizio Costanza Tani. Dai Costi, dai Costanza, dai, profondo il servizio, non ci posso credere, erano difese, ma stiamo scherzando. Ancora Piandiscò, la renda Putnaru. Sì! È andata. Punto di Putnaru, 25 Piandiscò, 23 Perugia. Piandiscò 2, Perugia 1.
Eccoci di nuovo in collegamento con il Pallaparton di Perugia per la terza giornata del campionato femminile di B2 Gironi M. Bartocini forti infissi contro Pallavolo Piandiscò. Al momento conducono le nostre ragazze per 2-7-1. Abbiamo concluso il secondo set con Capitan Buttanaro, che era stata richiamata dalla signora Falsi per probabilmente un chiarimento in merito ad alcune proteste. Si riparte con Baldoni Michele al servizio. Riceve Mannelli, chiama la super per Patace, non passa. Buttanaro mura Perugia, pallonetto, Carboncini difende, ancora Baldoni, bella alzata per Buttanaro. Ancora super difesa di Mannelli, e asta secondo me, no magari no, e questo un paio è fuori, è dentro, è fuori di poco, ma è fuori, peccato perché è veramente uscita di un soffio. Quindi a Perugia 1, Piandiscò 0, al servizio Martinez per Piandiscò, in bagger l'Emilia Bonciani e la Buttanaro. Anche questa palla va fuori. 2-0 per Perugia. Coach Farinelli in frattempo chiede a Martinez una battuta in zona 1. Vediamo un po' se... ok, Scarabottini stavolta non passa. Piandiscò 1, Perugia 2, al servizio Costanza Tani. Questo è un bel servizio, una buona ricezione di Corselli. E poi un ottimo primo tempo di Perugia. Perugia 3, Piandiscò 1. Scarabottini al servizio. Riceve Buttanaro. Mamma mia, stavolta è andata a segno. Bella ricezione di Buttanaro. Palla Baldoni che rende la palla ad Elena, che la mette fra zona 4 e zona 5. 3-2 per Perugia. Non va l'attacco di Zani, rimpostiamo. Pipe di Michela Baldoni, difende Mannelli. Stavolta la palla va per Patace, che schiaccia su Buttanaro, non riesce a difendere il nostro capitano. Quarto punto per Perugia. Andiamo al servizio proprio Patace Giulia col numero 9. Palla in bagger per Lavinia Bonciani. Scarabottini, difendiamo, stavolta riusciamo a difendere. Ancora palla per Lavinia Bonciani. La palla c'è un... no, non c'è un tocco. Quinto punto per Perugia. Ricezione, una difesa di Carboncini non sono bastate per permettere a Sara Baldoni poi di mettere palla in mano a Lavinia Bonciani. La palla è praticamente stata alzata sull'asticella, quindi inutile
Stavolta c'è un pasticcio di Perugia. C'è un pasticcio di Perugia, meglio così per noi, tre piani di scossa e Perugia al servizio Elena Butnaro. Eccolo, ace di Elena Butnaro, quarto punto per piani di scossa. Palla in mano a Capital Corselli che non ce la fa, stavolta attacca la Vigna Bonciani, difende Perugia. Questo, boh, non lo so, io non riesco a capire, non riesco a capire, c'era... Niente, fuori l'attacco di Vigna Bonciani. Perugia 7, Endisco 4, Perugia più 3. Cerchiamo di non farle scappare di nuovo. Zani in battuta. L'ha presa, non l'ha presa. Ci vuole anche il fattore C. Zani ha appena dato di fattore C, ottavo punto per Perugia. Coach Farinelli ha appena chiesto una battuta in zona 1. Ace. Nono punto per Perugia. Perugia 9, pian disco 4. C'è un cambio, entra Claudia Tinti, esce Michela Baldoni. Con Zani al servizio dobbiamo uscire da questa rotazione perché non va, non va. Ancora net, ancora net. E niente, la palla diventa imprendibile per Carboncini. Perugia più 6. E qui gioca l'esperienza Lavinia e obiettivamente fa anche un gran bel pallonetto perché è dovuto saltare altissimo per arpionare questa palla che Sara Badone aveva a sua volta ricevuta con difficoltà da chi aveva ricevuto. Benedetta, Benedetta fa ace, sesto punto per Piandisco, forza, dai, forza ragazze, dai. Ottimo servizio ancora di Benedetta Gabrielli, stavolta difendere la Butnaro, Baldoni per Claudia Tinti, il muro di Perugia difende, c'è un'invasione? Sì, un'invasione di Piandiscò. C'è un'invasione di Piandiscò. Ritorniamo a meno 5. Andata. E qui fa tutto Elena Butnaro, prima con una ricezione così così, poi appoggia un colpo in una zona dove aveva appunto visto che era sguarnita. Qui tutta l'esperienza di Elena è servita per il settimo punto di Piandiscola, Lavinia Bonciani al servizio. È buono, è buono, è buono questo, è buono. Qui c'è stato un errore di valutazione di Mannelli. Probabilmente
Non so se è chiamato o meno da qualcuno dei suoi, delle sue compagne, anche perché ho sentito chiaramente un sì, lo sai, in quei momenti dove bisogna decidere una frazione di secondo non è semplicissimo, quindi ancora la veniamo insieme al servizio, ottimo servizio che comunque mette in difficoltà la difesa di Perugia, Baldoni, Baldoni, Costanza Tani che l'ha presa. Costanza Tani che praticamente ha schiacciato in faccia al libero Lavinia Bonciani ancora in difesa, palla per... Oioioi, brutta questa palla. Perugia rimpost, Scarabotti. Scarabottini. Non una delle sue migliori schiacciate, ma... Fatto sta che Perugia conquista il 12° punto. Quindi Perugia 12, Piandisco 8, Perugia più 4, rischia di scappare, Capitan Corselli al servizio, riceve Elena Butnaro, in qualche modo la ributtiamo di là, buona la difesa di Tinti, anche quella di Lavinia Bonciani, palla ancora per Tinti, pallonetto. I Tinti innocuo, stavolta difende Carboncini, non va la fast di Costanza Tani, ci pensa, è dentro. In tutta sportività ho qualche serio dubbio, onestamente, però, fatto sta che l'arbitro ha segnato il punto a noi ed è il nono punto e ci fa parecchio, ma parecchio comodo. Tizio al servizio. Fuori il servizio di Tinti, 13° punto per Perugia. Perugia riscappa più 4. Non riusciamo a riprendere il ritmo in questo quarto set. Carboncini, Baldoni, Murata Butnaro. 14° punto per Perugia. Martinez Voskis al servizio, Tinti, Butnaru, pallonetto, no, riprende, Perugia riesce a difendere in qualche modo, e poi Martinez non so che cosa abbia fatto, l'ha appoggiato in maniera un po' sguaiata dall'altra parte. 14-10 per 14-10 per Perugia. Stavolta riusciamo a difendere. Baldoni. Palla di Gabriele non va. Bella difesa di Lavinia Bonciani. Butnaru, pallonetto dentro. No, fuori. Peccato. Oh, peccato. Perugia 15. Piandisco 10, esce Scarabottini, rientra Montacci come al set precedente. Vediamo se poi Montacci resterà in campo oltre il suo turno di battuta. Muro di Perugia, 16° punto. Ancora Montacci al servizio. Tinti riceve, Baldoni per Butnaro. Non va. Patasce difesa da Carboncini, pallonetto di Butnaru, Perugia difende,
difende veramente tanto, palla Buttenaro, stavolta la mette in una zona 4 sguarnita. Come previsto riesce Montacci, rientra Scarabottini. Abbiamo Perugia avanti di 5 punti, 16 a 11. Al servizio Baldoni Sara. Murata, attacco di Perugia. Ancora Muro, stavolta il muro di Benedetti. Gabrielli va a segno, 12° punto per Piandiscò, più 4 Perugia, al servizio sempre Baldoni Sara. Altro muro di Benedetta Gabrielli, punto numero 13. Forza, che stiamo partendo anche su questo fondamentale che finora non avevamo sfruttato. C'è un cambio tra le file della squadra umbra, esce Patasce Giulia, entra Barzetta Emma, a servizio Baldoni Sara. Ce l'ha fatta a difendere Baldoni Sara, era la Buttenaro, questo è un punto importante, riesce a difendere, mamma mia, abbiamo fatto delle difese veramente roba che voi umani non potete immaginare. È fuori stavolta, 14° punto per Piandiscò. Carboncini ha veramente raccattato due palloni impressionanti da terra. Ed ora coach Farinelli chiede giustamente time out. Questo è veramente il momento di stringere i denti, perché siamo in una rotazione che dà molto fastidio a Perugia. Perugia che in questo quarto set è stato praticamente sempre davanti e con Piandiscò appunto sempre a cercare di rincorrere. Vediamo un po', Baldoni Sara al servizio. Riceve Perugia. C'è un pallonetto, c'è Rachele. Il problema è che c'è anche Mannelli. Tinti difende, Baldoni per Buttenaro. Difende, attenzione, un po' di confusione. Palla gratis del capo di Piandiscò. Baldoni, Gabrielli, ancora. Mannelli sta difendendo veramente l'impossibile. La pipe di Capitan Corselli. Oh, stile Pagherone. Altro muro di Buttenaro, Mannelli, punto delicato, veramente, muro di Lavinia Monciani. La difendiamo anche quella e poi succede, e vabbè, vai, pensiamo al prossimo. Perugia 17, Piandiscò 14, peccato perché avevamo veramente difeso l'impossibile. Giacomo Borgogni chiede punteggio, siamo 17 a 14 per Perugia, Piandiscò conduce per 2-7 a 1. Ora c'è il secondo arbitro, la signora Giacomi, che sta controllando le formazioni, specialmente quella di Perugia, perché c'è qualcosa che non va, e vediamo un po' se c'è un... secondo me sta no. Ok, cambio, ok, quindi rientra Patasce Giulia. Ok, sembrava ci fosse un problema di formazione. Niente, si riparte con Perugia, con Patasce al servizio.
Baldoni. Un pasticcio nostro. Un pasticcio nostro che fa rimbalzare Perugia a più 4. Peccato perché eravamo arrivati a un. Ancora Patasce riceve Tinti Claudia, la palla in mano a Lavinia Bonciani, difende Perugia, ancora Lavinia. Boh, io avrei fischiato fallo. Palla gratis nel campo di Perugia, Patasce, la palla in mano. Mamma mia, mostra il blocco di Elena Butnaru sul capitan Corselli. Elena che va al servizio, piano Perugia più 3. Ancora capitan Corselli, fuori, 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 fuori. 16 piani di Scol, 18 Perugia. La giusta la scelta di Masciullo di ridare la palla a Corselli anche per ridarle coraggio. La palla è andata fuori. Masciullo, Mura, il muro di piani di Scol, Baldoni. No, non ci posso credere. No, ha toccato terra, ha toccato terra, ha toccato. No, secondo me no. Allora, in tutta onestà, io ero anche da questa parte del campo e la palla non aveva assolutamente toccato terra. C'era stata un'ottima difesa di Mannelli. Quindi Pian di Scol 17, Perugia 18. Prendiamo il punto e andiamo avanti. Era la Butnaru al servizio. Ancora continuiamo a difendere. Palla in mano a Claudia Tinti. C'è tocco a muro. 18 pari. 18 pari. Ci siamo. Forza ragazzi, su che ci siamo. Tempo. Perugia chiede tempo. Sì, ma ho visto che quelle oggi non le fissano ogni tanto. Quindi, riassumendo, Elena Butnaru al servizio 18 a 18, 2 a 1, Pian di Scol. Siamo al quarto set, al Pala Barton di Perugia. Palla Capitan Corsetti che prova il pallonetto. Carboncini, palla in mano Lavinia Bonciani, Murata. Diciannovesimo punto di Perugia. Va al servizio Zani. Subito cambio, sono cose che possono succedere. Non facciamo un dramma, andiamo avanti. Venti a 18, quindi non facciamo in tempo a riagguantare la parità che Perugia con un 1-2 micidiale riporta la partita dalla sua parte. Quindi Zani al servizio.
nel frattempo è riuscita, Tinti è rientrata Baldoni Michela. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Il servizio di Zani se ne vola lontano nella parte fucsia del campo da gioco. È fuori, fortunatamente per noi, 19 Piandiscò. 20 Perugia, Gabriele Benedetta al servizio. Palla corta che mette in difficoltà la difesa di Perugia, Baldoni per Baldoni Michela. Manelli che difende il libero di Perugia, è veramente un, non lo so se va a molle, ma Perugia difende, palla gratis. La palla va ancora a Michela. Niente, ancora difesa di Perugia. Scarabottini arriva, non so se stanca oppure con una alzata non ideale, ma comunque fatto sta che siamo 20 pari, punto punto questo quarto set. Gabrielli, palla in mano al capitano del Perugia, Murata per una prima volta, la palla a noi, impostiamo, ancora Michela, tocca al muro di Perugia, ancora, e riusciamo ancora a ripostare, era la Buttenaro, in bagga su Michela Baldoni, Mannelli, rimposta Perugia di nuovo, prova la pipe di Patasce, la palla è nostra, che cosa ha fischiato? Ha fischiato invasione? Ha fischiato, non lo so, sì, ha fischiato invasione? Sì, ha fischiato invasione. Ok, 21 Perugia, 20 Piandiscò. Ok, no, però insomma. Masciullo al servizio, quindi la palleggiatrice al servizio. Oh mamma mia, che cosa ha appena fatto! 21 pari e nulla. Leggerissimo gesto di stizza di coach Farinelli che su una situazione di punteggio in questa maniera tutto si aspettava, a meno che un errore del genere. Lavinia Bonciani al servizio. Dai, Lavi, dai. Palla è lunga, mette in difficoltà la palla. C'è il tocco, c'è il tocco, c'è il tocco, c'è il tocco, c'è il tocco. C'è il tocco di Baldoni, c'è il tocco di Baldoni. A muro, purtroppo, onestamente alza la mano, a parte si era, obiettivamente si era visto, quindi Perugia 22, Piandiscò 21, Capitan Corselli al servizio per Perugia. Carboncini, questa è un'invita a nozze, questa è un'invita a nozze per sua sorella gemella, Michela. La mette in terra e siamo sul 22 pari. C'era stata una ricezione, direi, da doppio più di Rachele Carboncini. Palla in mano al palleggiatore. Michela Baldoni a servizio. Palla che scotta. Palla che scotta. Palla che scotta e finisce di bruciare sulla nostra rete. Perugia 23, Piandiscò 22. Timeout chiesto da coach Colajanni con Martinez Voskis al servizio per Perugia. Anche questo set è un punto. Inutile dire quanto ovviamente su questo servizio di Martinez Voskis sarà importante la ricezione. Vedremo poi se Sara Baldoni deciderà di giocarla sulla gemella Michela oppure sceglierà diversamente. A proposito,
A proposito di ricezione, meno male che riusciamo a impostare la palla, non ci posso credere. La palla va sull'asta. 24 Perugia, 22 Piandisco. Due set point Perugia. Fuori. Fuori, fuori. Ace. 25 Perugia, 22 Piandisco, andiamo al tie break. Andiamo al tie break. Bene, ci siamo, siamo al tie break, quindi il primo tie break di questo campionato, viviamolo insieme, viviamolo insieme. Perugia scende in campo con il sestetto titolare. Le nostre sei guerriere sono Butnaru, Lavinia Bonciani, Costanza Tani, Sara Baldoni, Michela Baldoni e Benedetta Gabrielli e Rachele Carboncini al servizio Perugia. Riusciamo a difendere. Perugia mura soprattutto su una nostra indecisione in attacco. Perugia 1, Piandisco 0. Capitan Corselli al servizio. Non passa la palla di Corselli, uno pari.
con Costanza Tani al servizio. Dai Costi, su, forza. Dai ragazze, dai che ci siamo. Questo è fallo. 2 a 1 per noi. Fischiato il fallo a Scarabottini. Tani a servizio di nuovo. Buon servizio di Tani che mette in difficoltà la ricezione di Perugia. Ci pensa poi Martinez. Volskis a mettere interno una bella palla, due pari con la stessa giocatrice numero 8 Umbra al servizio. Michela Baldoni sbaglia la ricezione, 3 a 2 per Perugia. Purtroppo non è proprio il momento di sbagliare una ricezione, che qui veramente ogni punto è importantissimo. So che è un'ovvietà dirlo trattandosi di un tie break. Mamma mia, bruttissimo il servizio di Perugia. Tre pari, dai che ci stanno dando una mano anche loro. Forza, Sara Baldoni va al servizio. Vediamo dove decide di battere, se sul libero. Viene murata stavolta Perugia. Baldoni per la sorella Michela. Quarto punto di Piandiscò, bel punto di Michela stavolta. Ancora Sara Baldoni. Bella, bellissima. La conclusione di Patasce Giulia, tre pari, quattro pari, scusatemi. Una bella parallela, direi indifendibile. Scarabottini al servizio sul quattro pari, siamo al tie break. Buona ricezione di Carboncini, la palla. Baldoni Michela murata, stavolta la palla va alla Vigna Bonciani, difende il libero di Perugia, out, out, fortunatamente out, quinto punto di Piandiscò. Michela Baldoni al servizio per Piandiscò, siamo avanti di uno. Dai ragazze, dai che siamo lì, su. Siamo al servizio, ancora su Patasce, corta, Baldoni, in bagger su Butnaru, oi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 o
punto per Perugia. Patascia al servizio. Dovremmo evitare di fare questi regali perché... Ottima ricezione di Carboncini. Palla in mano ancora Butnaro. Difende il libero di Perugia. Non ce la fa a passare la palla di Corselli. Un tentativo di pallonetto di Capitan Corselli. Si spenge sul net e poi sulla sua parte di campo. 6-5 Pian Disco. Nel frattempo rientra il centrale, rientra Costanza Tani. Si risiede momentaneamente in panchina Carboncini. Abbiamo in battuta Gabrielli. Palla ancora a Corselli, stavolta viene difesa, palla a Butnaro, non va la schiacciata di Butnaro, ancora Corselli, continuiamo a difendere, Baldoni centralmente per Tani, anche questa è una palla che non passa e non passa neanche la schiacciata, la pipe di Patasce che si stampa sul net della rete di Perugia. Settimo punto per Pian Disco. Pian Disco avanti 2 punti nel tie break. Ancora al servizio Gabrielli.
riceve Perugia, chiede la pipe, ma è una conclusione abbondantemente fuori. C'è il cambio campo e Pjandisco è avanti di più 3. Dai ragazzi, siamo avanti di più 3, forza, su. Ringrazio anche stasera le tantissime persone che stanno vedendo la diretta. Al momento sono più di 40, quindi speriamo di darvi un servizio che vi aiuti a seguire le nostre beniamine e ad incoraggiarle, perché hanno sicuramente bisogno del vostro supporto. Quindi ripartiamo con Benedetta al servizio. Manca il pallone, è un dettaglio. Quindi innanzitutto direi di trovare il pallone. Bene, pallone trovato. Siamo a più 3. Non possiamo e non dobbiamo sciupare questo tesoretto che abbiamo in questo momento. Questo è un timeout chiesto da Perugia. Mi verrebbe da dire quasi un plagio, perché questo è di solito una mossa per cui ha il copyright il nostro coach. Vabbè, si vede che anche Pasquale Collaianni sta facendo storia e scuola perché lo stanno imitando. Quindi, Pjandisco 8, Perugia 5, siamo al tie-break, Gabrielli Benedetta al servizio. Ottima, ottima, ottima! Eccellente! Nono punto per Pjandisco, Pjandisco vola più 4. Dai ragazze, dai che ci siamo. Dai, dai, dai. Dai, bene, servizio importantissimo. In difficoltà il libero di Perugia. Reimposta, palla gratis. Tani. Tentativo di pallonetto, non è andata a buon fine, e poi non so come chiamarlo, un po' di confusione dalla nostra parte. Dai, 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 testa, testa e gambe. Siamo ancora più 3, Pjandisco 9, Perugia 6. Sempre net, la palla va a Tani, che cerca e trova il money out. Decimo punto di Pjandisco, Pjandisco 10, Perugia 6. Lavinia Bonciani al servizio. Dai Lavi, direi un momento cruciale della partita. Dai Lavi, dai. Pallonetto, non va a buon fine, meglio per noi. C'è Asta, ha toccato l'asta. Ha toccato l'asta, ha toccato. Ha toccato l'asta? Non ha toccato l'asta? Non lo so. Io da qui, a dire la verità, da qui ha fatto un rumore molto sospetto. Certo, c'è un problema perché comunque la signora Giacomi, che è l'arbitro, il secondo arbitro ce l'ha lì davanti, quindi ha dato punto a noi. Ha dato punto a Pjandisco. Undicesimo punto secondo. Ah, ok, undicesimo punto di Pjandisco. C'è il tabellone manuale, è riandato in tilt. Io ho la netta sensazione, ma ve lo dico con molta onestà di cronaca,
che il secondo arbitro probabilmente non ha visto bene, anche se in tutta onestà Coach Colaianni ha subito detto che la palla non aveva toccato l'asta, ma detto ciò, egoisticamente il punto è stato dato a Piandisco. Vedo facce strane e un po' stupite nel pubblico perugino, è capibile considerando anche il momento clou della partita. Comunque Lavinia Bonciani va al servizio e siamo 11 a 6 per Piandisco. Piandisco ha più 5. Questo di Lavinia è veramente un servizio importantissimo. Ottimo servizio. Difende la Buttenaro. Difende, scusatemi, ha difeso Michela Baldoni, la palla poi è andata ovviamente a Sara Baldoni e Elena Butnaru l'ha appoggiata nel campo di là. 12 a 6, Perugia con coach Farinelli ha già utilizzato tutti e due i propri timeout. Lavinia Bonciani ribatte, gran difesa di Rachele, palla in mano a Elena Buttenaro che ha veramente messo una palla all'incrocio delle linee. Perugia ha difeso Baldoni, la sorella, la fast di Costanza Tani, difesa un'altra volta da Perugia che non molla, giustamente. Buttenaro, Baldoni, mamma mia! E questo è un gran pallonetto d'astuzia di Costanza Tani, tredicesimo punto Piandisco. Lavinia Bonciani al servizio. Dai, Lavi, dai! Brava Lani, è un servizio, il servizio peccato, ci può stare, brava lei, Lavinia ha veramente messo in difficoltà nel suo turno di battuta la difesa di Perugia, soprattutto perché non ha battuto sempre nel solito punto, quindi non riusciva a, la difesa di Perugia non è riuscita a calibrarsi su Lavinia, il solito cambio, quindi è riuscita Scarabottini per Perugia, è rientrata Montacci come è già successo nel set precedente. Stavolta è Coach Colaianni che chiede il timeout al momento del servizio di Perugia. Ricordiamo 13 a 7, Piandiscoi a più 6. Stiamo assistendo al timeout e al tie-break della partita. Siamo sul 2 a 2. Piandisco è a 2 punti dal match. Al servizio Montacci per brava Carboncini, brava Racche, la fassa di Tani, difesa da Perugia. Stavolta è Perugia che con un gioco d'astuzia, proprio con un cazzotto al pallone, dirige la palla in zona 1. Non ha potuto niente Michela Baldoni, ancora Montacci al servizio per Perugia. Piandisco è a più 5, 13 a 8. Rachele, Baldoni, Butnaru, Elena che appoggia la palla. Disattenzione difensiva, palla gratis, importantissima. Attenzione, palla Elena Butnaru. Esce la palla di Butnaru, esce la palla di Butnaru. Siamo 13 a 9. Siamo 13 a 9. Calma, ragazze, calma. Ancora Montaccio al servizio. Arriva.
Mamma mia, questo è stato veramente un gioco di forza. Difende, difende, Maneri difeso. Ha difeso la palla veramente allucinante. A 10. 13 a 10, Perugia ha più a meno 3. Direi che questa diventa veramente una palla cruciale. Difende e riceve Carboncini, la palla va a Elena Buttenaro, cerca e trova il manifuori. 14° punto di Piandisco. Match point. Elena Buttenaro al servizio, Piandisco 14, Perugia 10, match point. Riceve Perugia, anche, difende, difende, difendiamo, Michela, difende Perugia, reimposta. Boh, e chiudiamo con un muro di Costanza Tani, monster block sul 15° punto. E Piandiscò vince 15 a 10 al tie break. Piandiscò 3, Toncini forti infissi 2. E gran bella vittoria, gran bella vittoria. Brave, brave, brave. Veramente le nostre ragazze. Complimenti, brave, brave, brave. È andata. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, siete veramente stati tantissimi sul tie break, siamo arrivati a quasi 50 persone, quindi spero di avervi fatto compagnia. Vedo che le ragazze ora si mettono in posa per una fantastica foto che pubblicheremo a breve. E quindi nulla, ci vediamo la prossima settimana con la prossima settimana contro il Grosseto in casa. Vi ringrazio ancora, ci rivediamo a presto, una buona serata a tutti.